Jam TV. Sono innamorato di una cinciuncia che aveva gli occhi verdi e una cua negra. L'ho vista in Paolo Sarpi, la fase alla spesa. Ma sono innamorato di una cinciuncia. Blues in Me, quartiere identità di Milano, è il nuovo progetto di Folk Orselli, pianificato in due anni e che tra 2020 e 2021 racconterà le periferie di Milano attraverso la musica, il blues e le immagini di una serie di corti ed eventi. Il progetto prevede la realizzazione di 5 documentari, di 5 grandi eventi nei quartieri che usciranno ogni 3 mesi. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato Folk Orselli a proposito di questo progetto. È un docufilm, innanzitutto, che verrà sviluppato con linguaggi diversi, cioè linguaggi artistici diversi. Naturalmente il blues, quindi la musica, il cinema, perché è un docufilm, la danza, perché faremo anche, ci saranno delle coreografie, faremo dei casting nei quartieri in cui cercheremo dei ragazzi che praticano queste danze urban o di vario tipo, che faranno parte di un episodio che si chiama Green River Blues, che abbiamo applicato sulla zona degli scali merce che adesso sono fatiscenti, ma verranno riqualificati dentro il 2030, e quindi vecchie stazioni, scali, blues, vedete, bisogna subito fare qualcosa. E poi ci saranno altre puntate, faremo un festival appunto in via Padova in cui inviterò artisti più e meno famosi milanesi a suonare insieme all'orchestra di via Padova, che sentirò, che sono musicisti da tutto il mondo che hanno fatto quest'orchestra, mi piace il blues visto che viene suonato in tutto il mondo, mi piace sentire le influenze di tutti questi artisti che metteranno la loro influenza e suoneremo il blues insieme. Verrà tutto ripreso, sarà una festa di popoli anche, e di food, cercheremo di portare la gente, insomma, via Padova sappiamo i problemi che ha, però ogni tanto forse conoscersi, condividere attraverso dei linguaggi, soprattutto questo qua, la musica e il blues, può essere utile a ricucire certe frizioni. Faremo un'operazione che non ho avuto tempo di spiegare prima sull'arte anche del Novecento, perché i pittori del Novecento, Fiume, Sironi, Fontana, Manzoni, avevano già dipinto le periferie, le avevano già immaginate e migliorate attraverso la loro arte. E allora noi, tramite un'operazione di post-produzione, andremo a ricercare queste opere e questi edifici che sono stati dipinti da questi maestri e li sovrapporremo alle strutture che ci sono adesso. Quindi per raccontare che già nei primi Novecento i quartieri di periferia avevano in potenza una bellezza, e allora la applicheremo anche a un percorso fatto di sport, di ragazzi e di musicisti, per cui faremo questa migrazione al contrario, con e un avatar ragazzino con un pallone eccetera eccetera. Nel percorso vedremo le opere di questi artisti appunto, e saranno accompagnate da un blues, anche questo, arriveranno sotto il Pirelli e lo scaleranno dalle scale naturalmente, no? Restano e arriveranno alla terrazza Iannacci, che si chiama così, il grande maestro Enzo Iannacci, e metaforicamente diciamo si riapproprieranno della città, il popolo delle periferie che guarda dall'altro la città, e dall'altro vedremo le opere di tutti questi artisti. Insomma, sono delle operazioni video artistiche che hanno tutte questi fulcro, questo fulcro della bellezza della periferia, dei quartieri, che va riscoperta, insomma. Signora, commerci con il padre in un export import. Lei che piazza dalla fera, recuperar la flora, la sera, la laura in un massage bistro. Il video di Paolo Sarpi Blues, che abbiamo fatto col Terzo Segreto di Satira, anticipava un po' tutto il percorso, perché mi è piaciuto raccontare la storia di una comunità che è da tantissimo che è a Milano. I cinesi pare che dal 500 siano a Milano, e quindi mi interessava indagare un po' su questa misteriosa comunità, che poi ci sono delle leggende metropolitane che girano intorno a loro, attraverso appunto una storia che questo ragazzo, non sono io, non sono un ragazzo, che si innamora di una cinese, quindi per stare vicino a lei continua a fare lavori di ogni tipo nella zona di Paolo Sarpi. Ci siamo divertiti, mi piaceva questo film che faremo poi, racconterà anche tutte le comunità che vivono a Milano, perché
insomma, una grande città, una grande metropoli deve avere il coraggio di guardarsi in faccia, perché il futuro è molto vicino, cioè l'intertempo 2030 in cui si devono capire un po' come sono andate le cose è molto vicino. Quindi se vogliamo candidarci ad essere la città metropoli che vogliamo, che diciamo di essere, bisognerà cominciare a lavorare seriamente sui quartieri, sui distretti, sulle periferie, perché è lì che si vince la battaglia. Guarda, le nuove generazioni ho scoperto, perché questo viaggio che sto facendo in realtà sta dando molto anche a me, ho scoperto che i ragazzi giovani con cui collaboro, appunto, soprattutto per questo primo episodio, ma anche per i prossimi vorrò continuare questa esperienza, hanno molto più rispetto di quello che immaginavo rispetto a quello che è la storia della musica e quello che anche faccio. Per esempio il blues, loro ho scoperto che sono affascinatissimi dal blues, meno da alcune altre forme, diciamo, musicali, magari il cantautore gli interessa meno, ma il blues ho scoperto che davvero è un... lo sanno che da lì nasce quel feel che loro stanno cantando in fondo, perché se vogliamo vedere il rap, l'hip hop, la trap viene dal funk, meno male, il funk insomma arriva dal blues, e quindi questa generazione la avvertono, mi sta dando molto e sarà molto interessante adesso fare questo pezzo che stiamo costruendo insieme. Basta.